La promozione turistica 2018 delle Marche non come un semplice atto, ma all'interno di una strategia globale. È stato presentato con queste parole dal presidente della regione Luca Ceriscioli il nuovo piano di promozione turistica per la nostra regione per l'anno 2018. Tante risorse, un impegno di 4,2 milioni di euro, fondi europei per il sisma e per lo sviluppo, ma che si inseriscono all'interno di un programma molto ampio di investimenti. Si parte da subito, da gennaio, con una campagna di comunicazione che vedrà la realizzazione di 30 spot tematici, radio e TV, sulle maggiori reti nazionali e nelle trasmissioni di maggiore ascolto, con una voce italiana per eccellenza protagonista, Giancarlo Giannini, che racconterà le Marche e le sue bellezze. Il naufragarmi è dolce in questo mare. Speriamo che sia una campagna martellante come quella dello scorso anno, che sul mercato italiano ha avuto degli effetti molto importanti, insieme a ovviamente alla bellissima stagione che ci ha aiutato e sostenuto. Vogliamo continuare e insistere su questo mercato, lanciare quei messaggi che riguardano i principali obiettivi e cluster su quali costruire la stagione prossima. Lo facciamo finalmente anche con il giusto anticipo, quindi non inseguendo il tempo ma programmando le attività a beneficio degli investimenti che i privati poi fanno nel settore per poter accogliere i turisti, e lo faremo accompagnato quest'anno anche uno sforzo sul mercato internazionale, perché è quello sul quale siamo più deboli, con azioni mirate attraverso ovviamente i meccanismi più tradizionali come le fiere, ma anche andando laddove dalla prossima estate avremo nuovi voli che in passato non c'erano, quindi azioni mirate su quei territori che avranno più facilità a raggiungere le Marche con l'aeroporto. E più in generale, insomma, il desiderio di rafforzare quello che riteniamo sia un settore economico in grado di darci grandi soddisfazioni, perché va proprio a rafforzare quelli che sono i temi oggi punto debole della nostra economia, l'occupazione in modo particolare è l'elemento più importante, e il tema del fatto che sia un'attività non delocalizzabile, cioè un investimento che sicuramente rimane sul territorio, c'è un valore che noi aggiungiamo al nostro territorio. E dall'altra parte l'idea più in generale è che attraverso il turismo noi possiamo riqualificare quello che è l'insieme dell'immagine della nostra regione, che poi rafforza l'intero sistema economico. Quindi veramente una scelta che va al cuore della nostra strategia, che vogliamo perseguire con una forte promozione e con tante scelte strutturali. L'investimento per riqualificare le strutture alberghiere è un bando che si chiuderà a metà gennaio, quindi che metterà in moto risorse importanti. La scelta di rafforzare quelli che sono i meccanismi di collegamento con la nostra regione, quindi l'infrastrutturazione, gli hub e via dicendo, e la scelta di dare sempre più servizi che siano attenti a chi viene nel nostro territorio anche da altri paesi. Quest'anno la Regione ha deciso di partire in anticipo, ha spiegato l'assessore regionale al turismo e cultura Moreno Pieroni, presentando già a dicembre la nuova stagione 2018. Sicuramente un percorso forte che nasce dalla criticità che abbiamo vissuto nel 2016 e quest'anno 2017. Da questa criticità abbiamo voluto lanciare un messaggio positivo al sistema del turismo marchigiano, un sistema che per noi è fondamentale non solo per il turismo e quindi per gli stranieri, gli italiani che arrivano alla nostra regione, ma soprattutto per una tenuta economica e sociale e anche occupazionale. Il turismo è il secondo volano dopo il manifatturiero nella nostra regione, e quindi da questi dati noi siamo voluti partire. Abbiamo voluto fare un investimento molto forte, perché in quest'anno, riprendendo il piano triennale del turismo, abbiamo inserito più di 4 milioni e 200 mila euro per la promozione, in particolar modo quindi una promozione che andrà dalle fiere, dall'incoming, fino ad arrivare a uno stretto rapporto tra cultura e turismo, coinvolgendo, questo sì, il sistema della ricettività privata, quindi tutte le associazioni di categoria, ed insieme a loro abbiamo costruito questo piano.